Buonasera a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Appena terminata la partita a Monza-Pisa, la finale di andata dei playoff a Lupower Stadium di Monza. Bene, il Monza è già in Serie A, ma così sembra da quello che dicono su DAZN e compagnia cantante. Bene, io dico questo, un Pisa che è sceso in campo con le idee giuste e la mentalità giusta. Nei primi minuti abbiamo pagato fondamentalmente un errore difensivo. Errore difensivo che Danny Motta tramuta in una rete per il Monza. Poi però la reazione del Pisa secondo me è stata veramente, veramente bella, forte, vigorosa, sotto ogni punto di vista. Quindi il mister ha fatto bene a scendere in campo in questa formazione, bravo il mister, sicuramente stasera non ha sbagliato niente, anche perché andremo a vedere la panchina del Pisa, purtroppo è corta. Bene, detto questo, io che dire, Puskas purtroppo che sbaglia davanti alla porta, si può dire un gol fatto, sbaglia. Poi bene su un tiro Luca, il Gregorio dice no e poi abbiamo preso un palo, il palo di Sibilli. Quindi fondamentalmente un Pisa anche nella ripresa, io questo grande Monza nella ripresa non l'ho visto assolutamente. Io ho visto poi che il mister ha dovuto effettuare cambi, ma anche perché un Beruatto che poi è subentrato, Berra, e Beruatto era veramente, veramente stanco. Poi c'è stata l'inversione in difesa, quindi si sono, diciamo così, invertiti i ruoli, quindi Berra a destra, Birindelli a sinistra e poi Torre Grossa che mi è piaciuto il giusto e anche Luca mi è piaciuto il giusto. A Luca gli sono arrivati tanti palloni stasera, tanti palloni, quindi segno evidente che il centrocampo funziona. Marin poi stanco è stato sostituito, poi è entrato anche Gucker, ma secondo me l'ingresso in campo di Sibilli ha dato una svolta alla partita, e poi non si riusciva a segnare questa maledetta rete, poi ci ha pensato Kittier davanti alla porta, si è trovato lì, diciamo fortunosamente secondo me, e ha insaccato al 74esimo, 2-0. Pisa non ha mollato un centimetro, anzi purtroppo la palla quando dice di non voler entrare non vuole entrare, non c'è niente da fare. Poi sono stati concessi 4 minuti di recupero al 93esimo su calcio d'angolo che ha battuto Sibilli, forse il miglior calcio d'angolo battuto per il Pisa. Io ho detto ma su calcio d'angolo non si riesce mai, e invece batte l'angolo Sibilli e spizza di testa Berra. Incredibile ma vero, il Pisa segna e siamo sul 2-1. Quindi nulla è detto, nulla è fatto, nulla è dato per scontato, perché noi ora ce la dobbiamo giocare a casa, in casa, all'Arena Garibaldi, stadio Romeo Anconetani, domenica alle 20:30. Troveremo un sold out, quindi uno stadio, un'arena piena. Dovranno venire qua a giocarsi a sti monzesi con 670 biglietti. Io, no, io non voglio entrare in merito, ma mi sembra che l'arena non ne contenga più di 600, mi pare, in curva sud, no? Ma non so io, forse c'hanno la deroga. Speriamo non venga concessa la deroga, insomma, non so io, magari. Non so come andrà a finire anche questo discorso dei biglietti. Comunque sia, verranno sicuramente azzerati questi 900 monzesi che verranno qui, verranno secondo me azzerati dal tifo che il Pisa, io sono convinto che i sostenitori del Pisa faranno, io compreso, perché sarò allo stadio. Quindi io penso questo, Pisa giocherà sicuramente con 12 uomini, perché l'uomo in più sarà dato sicuramente dal supporto di tutti noi, io questo credo. Bene, per andare a vedere il tabellino, diciamo che Pisa e Monza per quanto riguarda i tiri totali 13-13. Non sono d'accordo sui tiri in porta, perché dice 4 il Monza, 3 il Pisa. No, secondo me sono stati 6 per il Pisa e 4 per il Monza. Comunque, un discorso che poi questo lo fa in automatico il computer, ma questi dati secondo me non sono corretti. Secondo me.
E che dire più? Ripeto, purtroppo la panchina è corta. Bravo, bravo Berra, perché alla fine Berra veramente ha trovato la rete che ha dato slancio al Pisa. Slancio, io credo che anche se abbiamo perso, la delusione di aver perso, alla fine non è neanche perché a noi basta pareggio, basta vincere, cioè se si pareggia si va ai supplementari e poi ai rigori, altrimenti a noi basta vincere con un gol di scarto. Fondamentalmente siamo nella stessa situazione di quando abbiamo giocato con il Benevento. Non mi è piaciuto stasera Benali, non mi è piaciuto più di tanto Benali, e poi nello scorrere del tempo i ragazzi erano veramente stanchi, quindi il mister ha dovuto ricorrere a quello che c'è in panchina. Panchina è veramente, veramente corta. Meno male che non abbiamo preso nessuna ammonizione, perché abbiamo tanti diffidati, quindi li ritroveremo tutti domenica. Che dire più? Io penso che i ragazzi che erano là, cioè, o meglio, il tifo c'è stato, perché si sentiva solo noi, il tifo c'è stato, ma voi immaginatevi quello che succederà domenica col tifo, nel senso, non andiamo a cercare chissà cosa, io sto parlando di tifo puro e semplice, tifo, cioè sostenere la nostra squadra. Niente, io per questo video la chiuderei qua. Io direi che il mister ha fatto il possibile, i ragazzi secondo me ci hanno messo veramente l'impegno massimo, perché se la palla non è entrata, perché secondo me un 2-2 sarebbe stato più che corretto, più che giusto, sia una parte che dall'altra. Comunque, quando la palla non vuole entrare, non vuole entrare. Ma alla fine, al 93esimo, è entrata. Cosa che quest'anno io credo che nel recupero non abbiamo mai segnato una volta. Quindi questa, secondo me, è un ulteriore segnale di quello che potrà essere domenica la partita e il risultato finale. Io sono ancora qua che io fondamentalmente ci credo, e questo lo dico dal profondo, ci credo perché io credo nelle nostre potenzialità e credo nel sostegno che verrà data a questa squadra da parte di tutti. Bene, io mi fermo qua, pollice su se vi è piaciuto il video, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e commentate questo video, che a me i vostri commenti sono importanti, mi fanno sempre piacere. Bene, io vi ricordo una cosa ragazzi, il Pisa resta e tutto il resto passa. A domenica.